momenti. Adesso sto con la famiglia, tu cazzo, la famiglia. Con le bimbe, ho due bimbe. Una c'ha 7 anni e mezzo, una c'ha 4 anni, ma dove andiamo? Potremmo fare un villaggio turistico. Ma si villaggio a Naruto proprio, ma che dove andiamo? Un villaggio, vado con mia suocera perché si tiene pure un po' le bimbe, gli animatori ci sono, un mini club, noi buttiamo le bimbe, ma non le buttiamo, io appena arrivo le bimbe butto proprio sopra il cancello del mini club e me le vado a prendere dopo 3 giorni. Perché è così, ma mia suocera viene con noi, che poi si lamenta di tutto, io gli pago tutto, all inclusive. Lei si lamenta, fa caldo, ma che ne so io che fa caldo? Cioè non andiamo a Polignano fa caldo, aramai, a Groenlandia per fare una vacanza. Cioè no, no, Peppe, no, prossimo anno facciamo i viaggi del ventaglio, sono stato più fresco, ma che ne è? Allora, con le mie bimbe, io sto con le mie bimbe, allora i figli sono... Ma per l'amor di Dio, sono un dono di Dio, sono veramente il tesoro nostro. Però Comedy è la casa della verità, noi ci dobbiamo dire tutta la verità. Se vuoi dire le cose vai su altre televisioni, qua è la serata in cui ci diciamo la verità. I figli sono un tesoro incredibile, una manna caduta dal cielo, però rompono cazzo! I figli sono la distruzione della vita! Ti dissu, tu sei un uomo tranquillo, felice, tu sei felice, vengono sti muccuse e merda, a trombroca, ma che vuoi, ma ti dicono, tu, io 4 anni fa non ti conoscevo, ma che cazzo vuoi da me? E vaffanculo, vatti, non dormi più, decidono loro, non dormi più. Babbo non dorme, ma che buoni! Non dorme. Io avevo una figlia, ma una figlia una la deve fare per mettersi a posto con la coscienza. Abbiamo fatto la seconda, perché quelli merda dei parenti, dicevano ci vuole la compagnia. Quelli non vanno d'accordo, litigano continuamente, ma compagnie che sono nemiche. Il primo, noi avevamo raggiunto un equilibrio, mi ero dimenticato dei figli. La seconda, un'altra volta, non si dorme un'altra volta. Non si dorme, una volta che riesce a far dormire con ciucci, che lo perde ogni 25 secondi. Ma giuro, musso, giuro! Strange, io ho messo lo scotch. La prima figlia è una cosa, la seconda è una, la seconda si arronza. La prima, noi siamo andati condannati al primo ginecologo del mondo, uno scienziato, secondo te ne va la terza mediserale. La prima, il primo ginecologo, prego, si accomodi, signor, mi illustri la vagina, secondo signore, la fessa un po' più qua. È così, è la verità. Allora la cosa è questa. Io temo una cosa, temo che mia figlia tra un po', 7 anni e mezzo, già fidanzatino. Immagina che arriva questo, papà ti presento il mio fidanzato. Chi? Questo è il mio fidanzato. Stronzetto! Perché questo si presentano pure tutti con questi tatuaggi, o spezzo braccio. Perché questi si toccano. Io mica ero come noi a 12-13 anni, che toccavamo noi? Io non toccavo niente. Io non sapevo nemmeno che zizi erano due. Io ero come dire una. Quando ho visto la seconda ho detto, ha portato pure le amiche, vedi? Come sto scevola, mo dormo nella casa della fidanzata, nella stessa stanza. Ma per prima, Massimo, tuo socio ti dava il permesso di dormire in soggiorno, da qui il famoso permesso di soggiorno. Adesso vanno a casa, stanno sempre insieme. Fermatevi, sono già 13 minuti. Allora, adesso stanno tutti insieme. Prima eravamo a Napoli, si diceva. Fidanzata in casa, diceva, si è messa a fare amore. Amore, che è una falsità, amore non si faceva mai. Non andava a casa dei suoi, questi due, che non mi ero mai affezionato, ma perché non muore? Così. Non si faceva niente, io sono come un pazzo. L'unica cosa, andiamo, quando usciamo fuori a porta, amore, ci vediamo domani. Domani? E chi dorme stanotte? Domani? Facciamo una cusarella a volo, e facciamo qualcosa fuori la porta da qui la famosa tromba delle scale.